Parliamo di cervicalgie. Oltre ad avere un ottimo risultato a livello della colonna lombosacrale, queste infiltrazioni tacuidate hanno anche un ottimo risultato a livello della colonna cervicale. Si rivolgono da me pazienti con cervicalgie, cervicobrachialgie, dolori quindi che partono dal collo, si irradiano al trapezio, all'arto superiore, addirittura persino alle dita, dolori che comportano rigidità della muscolatura del collo. E il prolungarsi di questa rigidità potrebbe dare anche l'insorgenza di forme di mal di testa e cefale muscolotensive, che quindi complicano ulteriormente la problematica della cervicalgia. Il collo è una struttura anatomica molto delicata, ci passano nervi, arterie e vene estremamente nobili. Quindi è evidente che nel momento in cui bisogna andare a intervenire sul collo, il nostro punto di forza, che è la scarsa invasività, ha un ruolo fondamentale. Dirò di più, ultimamente ho introdotto anche degli aghi ancora più sottili dei soliti aghi che si utilizzavano per fare le infiltrazioni, che riescono quindi a toccare il target, ad arrivare sulla tasca foraminale, sul punto in cui l'ernia, la protrusione, tocca, comprime il nervo con un minimissimo effetto di invasività. Tra l'altro questi ultimi aghi vengono utilizzati spesso anche nel mantenimento perché si ha una distribuzione molto molto uniforme del farmaco, quindi lavora ancora di più sulla muscolatura paravertebrale. I pazienti sono più contenti perché ovviamente può fare un po' paura l'idea di andare a colpire il collo con degli aghi che vanno a toccare la colonna ed è proprio per questa ragione che in casi estremamente gravi si utilizzano naturalmente gli aghi, che comunque erano aghi molto poco invasivi, ecco, ci tengo a specificarlo. Ma adesso abbiamo introdotto aghi ancora più sottili per ridurre ancora di più il grado di invasività della procedura e quindi per preservare le strutture nobili che sono presenti nel collo.